È argomento di attualità di queste ore il Samara Morgan Challenge. Si parla di questa ragazzina, attore protagonista endemoniata di un film, The Ring, un film vecchissimo, e in questi giorni tanti ragazzini diffusi sul territorio nazionale stanno emulando questa ragazzina con atteggiamenti psicotici. In pratica vi sono delle ragazzine che si vestono con un lenzuolo bianco e indossano una parrucca nera, al contrario celando il proprio volto. Alcuni portano anche dietro dei coltelli per spaventare i passanti. È un fenomeno virale, in tante città d'Italia tanti ragazzini stanno emulando la bambina demoniaca del film di Ring. Abbiamo deciso di parlare sulla nostra iniziativa di Manfredonia TV con un esperto, il dottor Luigi Esposto, qui presente, psichiatra, medico e psichiatra. Allora, grazie, dottore. Buonasera a tutti. Buonasera, dottore. Allora, si tratta di un fenomeno psicotico importante che si sta diffondendo sul territorio nazionale. Ieri vi è stato anche un caso particolare, entriamo nello specifico, a Manfredonia, allorché almeno un migliaio di persone si sono riunite, quindi ragazzini, ma soprattutto genitori dei ragazzini, nei pressi del cimitero di Manfredonia. Addirittura è stato anche aperto il cancello, si è fatta un'ispezione all'interno del cimitero, poiché sembrerebbe che alcuni siano anche entrati all'interno del cimitero quasi a girare un film horror. Insomma, sono notizie davvero sconcertanti. Come vanno inquadrate dal punto di vista psicologico? Vanno inquadrate cercando di fare un attimino innanzitutto la storia per cui si arriva a questo fenomeno, che più che psicosi io parlerei di allarme sociale, allarme mediatico. Ho accettato il vostro invito più che altro per cercare di capire a quelle che possono essere le gravissime conseguenze in ambito penale a cui si può andare incontro continuando di questo passo. Noi abbiamo vissuto tante altre situazioni critiche analoghe. Tu hai citato il film da cui nasce il termine Samara, ma nel 2013 c'è stato il clown picchiatore, per cui si era diffusa la moda del clown con la famosa mazza di plastica che diciamo era solito bastonare impropriamente i passanti durante anche il giorno di grasso e il periodo di carnevale, a cui poi è seguito negli ultimi anni durante la festa di Halloween, altra americanata, che poi puntualmente produceva degli effetti molto molto negativi, perché rispetto a ciò che era uno scherzo, perché questo era iniziato come uno scherzo, poi si è arrivato ad quello che è proprio una goliardata, per non dire una buffonata. Passiamo poi per il fenomeno della balena blu di qualche anno fa, che ha visto anche dei ragazzi suicidi, non uno e due, a livello mondiale. Questo fenomeno è iniziato a comparire in questi ultimi giorni in Sicilia, per poi diffondersi un po' in tutta Italia fino ad arrivare nel nostro territorio, ma soprattutto nel nostro paese, come dicevi tu. Ieri, nei pressi del cimitero di Manfredonia, si è tenuto un vero e proprio bruttissimo spettacolo. La cosa che mi rammarica di più è che tanti genitori hanno accompagnato i loro figli minori a vedere questo spettacolo indegno. In un luogo di culto, di preghiera, dove noi abbiamo tutti i nostri cari defunti, e che dovrebbe essere lasciato a sé, e dovrebbe essere lasciato in senso di rispetto verso chi soffre a recarsi presso quel luogo per pregare in suffragio dei nostri defunti. Invece no, ieri tantissima gente, evidentemente perché non aveva nulla da fare di meglio, ha pensato bene di recarsi presso quel luogo e in maniera voyeuristica, per dirla poco, ha pensato di stare lì ad osservare, a guardare le forze dell'ordine che invece cercavano all'interno del cimitero, quindi nelle tombe proprio, con tante luci tascabili, quello che poteva essere l'artefice di questa buffonata senza alcun riscontro. Ecco, io mi chiederei a questo punto, da esperto in materia, qual è l'elemento psicologico che scatta da parte di questi genitori, qual è l'elemento che gli spinge, la curiosità o cosa, per portare i figli e poi potersi recare di persona a vedere, anche perché ti posso assicurare che nei bar, nei circoli, per le strade non si fa di parlare altro, come uno scherzo, ma in realtà la cosa è ben più importante di uno scherzo, perché tanta gente potrebbe anche aver paura
Questa è una cosa che mi metto nei panni di un anziano cardiopatico, di un bambino, di una signora incinta, in gravidanza, potrebbe causare delle cose gravissime che poi si vanno a pagare a livello penale. E parliamo dal procurato allarme, o si deve parlare di sanzione amministrativa. Io mi auguro che chi venga preso e venga preso subito possa avere solo una sanzione amministrativa, ma se dovessi parlare da consulente della procura, io mi auguro che venga arrestato chi fa una cosa del genere e viene beccato per una cosa del genere, perché il fenomeno sta producendo una situazione ben al di là di quello che è preventivabile, di quello che una società civile dovrebbe garantire. Ecco, dottore, io ho avuto modo di leggere un po' i commenti che appaiono sui social e sono tantissimi. Alcuni hanno davvero minimizzato l'episodio. Forse tanti genitori, e cosa vuoi che sia, una goliardata. L'hanno definita una goliardata. È mai possibile che oggi come oggi i genitori tendono a minimizzare questi fenomeni che, giustamente, come hai messo in rilievo, possono creare danni? Perché addirittura, leggevo qualche giorno fa, vi è stato un altro episodio similare in cui una ragazza si è buttata in mezzo alla strada per spaventare un passante e si è evitato un incidente grazie all'abilità dell'automobilista. Può definirsi una goliardata o ci si deve in effetti preoccupare? Questi fenomeni a volte mettono in rilievo la pochezza, tra virgolette, di questa gioventù che oramai si nutre solo ed esclusivamente di social. Allora, se minimizzare significa non voler dar adito a questa gente di sentirsi importante, perché più se ne parla e più sappiamo che questa gente raggiunge i suoi obiettivi, parlando di narcisisti, parlando di gente che evidentemente è frustrata delle modalità di vita, tende a cercare un po' di dar segno della sua presenza facendo queste pagliacciate. Sono d'accordo con quei genitori che minimizzano, però purché non se ne parli nemmeno. Lì dove invece minimizzare significa continuare a condividere sui social pareri e altro, significa poi preoccuparsi, perché sappiamo che la risposta emotiva del singolo è soggettiva, per cui c'è magari chi riesce a parlare e ad affrontare e superare il fenomeno e chi invece, preso da una vera e propria psicosi, che è un po' il termine del programma per cui mi ha invitato, potrebbe sviluppare un senso di fobia e quindi ritirarsi all'interno della propria abitazione. E questo significherebbe una sconfitta di una società che evidentemente usa in maniera impropria i social, perché questo ha una partenza ben più dietro. Abbiamo vissuto un'estate in cui tanta gente ha preferito e ha ritenuto opportuno fotografarsi in costume. Per superare la prova costume si accettano i like, si mette una donna in costume a 300 like, uno fa un uomo ne ha solo 20. Le coppie hanno bisogno di esibirsi per farsi vedere che si amano e quindi si fanno vedere quando sono felici, attraverso cosa? Attraverso i social. Un tempo la psichiatria o la psicologia ci dice che i sentimenti sono delle situazioni, sono delle emozioni che andrebbero vissute in maniera privata. La morte di un caro un tempo veniva pubblicata attraverso il famoso manifesto funebre. Oggi si è soliti mettere la prima notizia su Facebook, metterci il cuoricino, o addirittura ad ogni anniversario si mette la foto di un papà, che non è opportuno mettere, anche perché può destare anche una certa difficoltà da parte di gente che conosceva o altro. Quindi diciamo che noi siamo vittima e colpevoli di questi fenomeni, perché siamo noi che li rafforziamo. C'è addirittura gente che fa le cene e fotografa tutti i piatti che mangia. Io non so a chi può interessare questa cosa, però sappiamo quando è diffusa questa cosa. Quindi io ho la barca di 2 metri, la metto di 7 metri, io ce l'ho quella di 15, poi si fa vedere dove si va in gita, poi si va a vedere dove si passano le ferie, poi si vanno a vedere quando sono belli i bambini, esponendo i minori a quella che è la pedopornografia. E quindi questa società possiamo definirla malata. Abbiamo gruppi di ragazzini che passano ore e ore del loro tempo sui social o con i cellulari, diventando vero e proprio cellulari dipendenti, internet dipendenti, per cui mentre noi prima avevamo i libri, loro hanno il computer. Non esiste più la calcolatrice, esiste il traduttore automatico, ma soprattutto la distrazione che questi bambini sono costretti ad avere continuamente, essendosi ormai creati gruppi di tutto, il gruppo del condominio, il gruppo delle mamme, della scuola, il gruppo della palestra, e quindi siamo tutto un gruppo, è tutto un condividere attraverso messaggi, perché questo dannosissimo elemento non ci fa altro che darci una dipendenza da cui non riusciamo a staccarci, anche quando guidiamo, perché io ho condiviso sul mio sito Facebook quello che è il selficidio,
come una sorta di appagamento della frustrazione dell'io, perché non si capisce quando sia grave il farsi, l'autofotografarsi, quando si fanno azioni importanti come il guidare, quando la gente si fotografa mentre si butta dal paracadute, mentre sta nuotando, mentre fa un atto, diciamo, pericoloso, perché l'apparire è diventato qualcosa da cui non ci si può fare a meno. Ecco, quindi, dottore, siamo di fronte ad una società che non è più essere, ma apparire. Ha parlato prima di disturbo narcisistico, di narcisismo. È un disturbo psichiatrico dal quale bisognerebbe stare molto, ma molto attenti, perché nel tempo può produrre delle conseguenze nefaste. Il narcisismo può anche non essere un disturbo psichiatrico vero e proprio, lì dove può essere un disturbo di personalità, quindi un disturbo del carattere. Bisogna poi vedere dove sfocia. Sono tanti gli psicologi che spesso e psichiatri parlano in maniera così generica dell'ansia, della depressione. Io credo che tra esperti, quando ci confrontiamo, dobbiamo stabilire i limiti di quelli che possono essere dei tratti del carattere, per cui una persona magari veste in maniera un po' più eccentrica, si cura il corpo in maniera un po' più vistosa rispetto ad altri, e lì dove si sfocia, lì dove si arriva ad una vera e propria ossessione di quello che è il proprio corpo. Abbiamo dei miti anche della televisione, dello sport, che curano il proprio corpo in maniera ossessiva, e lì in quel caso si può parlare di una vera e propria patologia. Quindi il limite va verificato in maniera soggettiva, da caso a caso. Ecco, dottore, io faccio un passo indietro. Nella mia infanzia, un quarantennio fa, noi avevamo tanta fisicità, noi passavamo la giornata facendo giochi. Quando eravamo quindicenni ci si incontrava, si andava al cinema, avevamo tutt'altro modo di vivere. Questa mi sembra forse una gioventù molto annoiata, dipendente dai social. Dove può arrivare questa gioventù? Dove può arrivare non lo so dire. Noi sappiamo dove, io so dove stiamo adesso. Io ho passato le giornate della festa patronale ad essere chiamato continuamente in pronto soccorso, in consulenze, perché non si riesce più a far meno, questo è un bilancio anche estivo, dell'alcol e delle droghe. Le droghe sappiamo benissimo che non esistono. Anche minorenni, ovviamente. Assolutamente. L'età si sta abbassando sempre di più, andiamo al di sotto dei 14 anni. Ed è un fenomeno che viene sottovalutato, evidentemente, il fenomeno della dipendenza da alcol, specie nei minorenni. Ma perché le istituzioni investono poco, perché bisognerebbe partire dalle scuole, quelle elementari, che dovrebbero educare sia rispetto all'uso delle droghe e all'alcol. Molti sono convinti che le droghe fanno più danni dell'alcol. Io dico in questa sede, ma lo sanno gli addetti ai lavori, l'alcol fa molto più danni delle droghe ed è molto più diffuso. E nonostante questo lo si vende tranquillamente nei bar. È difficile che le forze dell'ordine possano anche gestire le varie leggi che vengono fatte, per cui dopo una certa ora non si deve somministrare alcol. È un po' come la storia delle sigarette con il codice fiscale, perché uno usa quello falso. Così come i bar, le discoteche vendono tranquillamente superalcolici oltre le ore consentite, perché è difficile tenere a bada questo fenomeno. Diciamo che è una società, come dicevi prima, rispetto a quella precedente, rispetto a quelle precedenti, in cui mentre si aspettava la festa patronale per vedere i fuochi, per stare un po' di più con la propria ragazza e vedere i fuochi e magari scambiarsi qualche bacio, si preferisce bere qualche birra in più per essere buoni, o qualche superalcolico in più per arrivare quanto più tardi possibile a casa. Essere genitori è difficile, perché il rischio per chi non appartiene al gruppo è quello di essere emancipati, per cui o con noi o fuori, perché questi ragazzi che non partecipano a queste situazioni di gruppo possono essere visti tra virgolette come gli infami, quelli che vanno a riferire. È un fenomeno molto grave che si va a sposare come quello della sessualità precoce. C'è una ricerca assoluta di voler diventare adulti emulando quelli che sono i comportamenti degli adulti, quindi prima i rapporti sessuali venivano cercati ad una certa età, oggi si fa una ricerca molto più precoce del fatto, arrivando poi a delle conseguenze spiacevoli. Però ecco, di questo credo che soltanto i genitori e soprattutto la scuola possa porre rimedio attraverso un'educazione civica, un'educazione sessuale, incontri
le assemblee non devono servire a delle mancanze dalla scuola, devono servire in maniera costruttiva a dei confronti, in cui i cui interventi devono essere fatti da persone veramente esperte, perché il termine di esperto non deve essere un termine acquisito sulla base di non so cosa. Il termine esperto deve essere una comprovata esperienza in una determinata materia. Io spero che con il nuovo anno scolastico i presidi si confrontino e diano la possibilità veramente a gente che possa aiutare questi ragazzi a cambiare, se non totalmente, almeno a migliorare quelle che sono le conoscenze in campi di cui spesso quando si rivolgono a noi è già tardi. Ecco, Paolo Crepè da tempo afferma che tutto questo si è verificato perché i genitori hanno smesso di essere genitori, è venuto meno il vincolo di subordinazione dal figlio al genitore, i genitori non sono capaci più di dire no, pertanto oggi tutto è concesso ai propri figli. Lei, dottore, è un genitore, che cosa si consiglia per concludere? Che cosa consiglia per concludere ai genitori per cercare di arginare, diciamo, questi fenomeni che chiaramente nel tempo potrebbero avere degli effetti negativi per la società? Non voglio criticare Crepè, che è un ottimo psichiatra, e per sua fortuna passa molto tempo in televisione, profumatamente remunerato, tra l'altro dalla TV pubblica, da questo punto di vista lo invidio. È facile dire i genitori sbagliano, la scuola sbaglia. Io credo che bisogna mettersi in gioco tutti, perché se la società è malata vuol dire che tutti hanno fallito. E quindi da genitore ti dico che è difficile dire ad un figlio no e basta, o sì e basta. Io il consiglio che do, ed è uno dei motivi per cui ho accettato il vostro invito, è parlare con i figli, stare più vicino, stare più tempo con i figli per cercare di capire quali sono i loro disagi, quali sono le difficoltà nel crescere che tutti abbiamo avuto. Prima c'era più tempo, oggi una società frenetica, stressata, non ci dà la possibilità di stare tanto tempo a casa. Prima si mangiava tutti insieme, oggi si mangia in tempi differenti e questo lo sappiamo. Per cui prima di dire hanno sbagliato i genitori, ha sbagliato la scuola o ha sbagliato Tizio e Caio, io mi vedrei bene. Perché solo chi è genitore può capire quando sia difficile oggi imporsi e dare punizioni. Il consiglio che invece do è parlare, anche quando si fanno, ripeto, queste assemblee di classe, discutere, capire e cercare di venirsi incontro. Sono contrario alle punizioni, sono contrario ai diktat, perché a quel punto puoi ottenere l'effetto boomerang, che può essere ben peggiore di quello che il ragazzo sta facendo di negativo in quel momento. Prima di salutarvi, rivolgo la parola di nuovo al dottor Luigi Esposto per un appello. Vorrei invitare tutti sin da stasera, qualora vi siano le solite chiamate, i soliti messaggini, c'è Samara a destra e a sinistra, di restare in casa o comunque di passeggiare tranquillamente e quindi di evitare di continuare a dare adito a questo fenomeno. Mi associo ovviamente a quello che è stato testé dichiarato dal dottor Luigi Esposto, che ringraziamo veramente ovviamente per questo contributo a Manfredonia TV e a tutti coloro che seguono Manfredonia TV. Vi saluto tutti e al prossimo appuntamento con l'esperto che parla.